Amici da Dalle.net, siamo qui da Sony Ericsson, o meglio da Sony, per vedere i nuovi dispositivi che ha presentato quest'anno. Questo è l'Xperia P, abbiamo 4 pollici di display, 8 megapixel di fotocamera e un processore da 1 GHz, connettività HDMI, Wi-Fi, DLNA, NFC ed è veramente un dispositivo davvero elegante in linea con gli altri dispositivi. Andiamo subito a vedere l'estetica. Abbiamo sul lato destro il tasto per la fotocamera, bilanciere del volume, tasto accensione, spegnimento e standby e lo speaker. In alto abbiamo la porta jack da 3,5 per le cuffie. Sul fianco sinistro abbiamo invece lo slot per la SIM, sopra la porta micro USB e HDMI. Ovviamente sotto non manca il microfono. Davvero carina la striscia dove sono presenti i tasti back, menu e home, che è trasparente come potete vedere, e si retroilluminano quando vengono usati. Come sistema operativo abbiamo 2.3.7, ovvero Android Gingerbread, ma sarà aggiornato alla Spring 7. La fluidità è davvero buona e l'interfaccia grafica è davvero carina, personalizzata. E troviamo al suo interno anche le applicazioni di Google. Per esempio, se andiamo nel browser troviamo il nostro sito, che fa difficoltà a caricare per colpa di una luminosità un po' eccessiva. Tuttavia la navigazione è molto buona e così anche il rendering durante il caricamento della pagina. Xperia P si posizionerà sicuramente in una fascia leggermente più bassa, ma comunque medio alta. Il prezzo e la data non si conoscono, ma sicuramente arriverà in Italia. Per ora è tutto da Michele per Dalle.net.